Masterchef, Domingo Schinger. Buon pomeriggio. Sì, che tra l'altro io ho sentito parlare delle cose straordinarie di Domingo, devo dire siamo stati qui in questi minuti più o meno, ma ha accennato le ricette che andremo a preparare oggi, cioè veramente state incollate al televisore perché sono semplici, buonissime e soprattutto adatte anche per questa stagione, no? Per questo caldo. Infatti diciamo cosa andiamo a preparare. Allora facciamo un dolce che è un grano cotto nel latte con una composta di frutti rossi che faremo al momento, ricotta e pistacchi. Infatti allora andiamo a dare la ricetta e poi diciamo. Allora, si procede. Allora, grano di latte, ricotta, frutti rossi e pistacchi. Allora, 100 g di grano, 200 g di latte, 100 g di ricotta, 20 g di zucchero, un limone, un'arancia, 5 lamponi, 5 fragole e 5 ciliegie. Come dicevo prima, una ricetta fresca e adatta a questa stagione, a questo caldo che incombe. Vai, Domingo. Allora, cuociamo prima il grano in acqua abbondante per una ventina di minuti. Un grano decorticato che si trova semplicemente anche dal fruttivendolo, viene cotto in acqua abbondante per 20 minuti. Dopo averlo cotto per 20 minuti lo raffreddiamo, avete questa consistenza qui, lo mettiamo insieme al latte e lo facciamo cuocere ancora per qualche minuto. Dobbiamo creare tipo un risotto, no? Il mio è l'idea quella di fare un dolce che poi facciamo raffreddare però direttamente nel piatto, ma che ha l'idea di un risotto, dunque una merenda anche per... Un dolce a cucchiaio, bravissimo. Nel frattempo scaldiamo la padella, me l'ha preparata, Non è vero. Allora, prepariamo la padella. È venuta così. Una padella calda dove andremo a saltare i frutti rossi, nel frattempo prendiamo ricotta. Della ricotta freschissima. Ricotta c'è preferenza se ricotta di... No. Beh, io preferisco quella di pecora. E allora preferiremo quella di pecora. Ha un sapore, però non si trova mai tutto l'anno, perché la pecora produce latte solo in un periodo. Bene. Cioè quello tra aprile, quando ci sono gli agnelli. Bene. E se ha la possibilità, allora, perché è un po' più saporita. Certo. Se no, una ricotta buonissima, che qui in Puglia non è difficile trovarla. Aggiungiamo un po' di zucchero. Bene. La lavoriamo con una forchetta. Sì. Ricotta e zucchero, la classica semplicissima. Una merenda da bambini. Esatto, sì. Prendiamo un sacco da pasticceria. Ecco. Vedi, la sac à poche, come si vero? In gergo. O sac o poche. O poche. Io ci ho a poche. Ignorante. Siamo abituati, no, ma lo dico anche molti cuochi. Sì, dicono invece tutti sac à poche. Però ha lo stesso significato. Perfetto. C'è un buco, la leghiamo in modo da non fare aria. Abbiamo fatto ricotta e zucchero. Semplice. Ecco qua. Nel frattempo, allora, vi dicevo, padella, aggiungiamo un po' di zucchero. Sì. Nel frattempo sta cuocendo il nostro grano con il latte. Mettiamo aggiungiamo fragole, i nostri frutti lamponi. Rossi. Ah, belli, freschi. Vi ripeto, 5 fragole e 5 lamponi per questa ricetta. Spadelliamo, cuociamo il nostro grano. Piano piano assorbe il latte, aggiungiamo un po' di buccia di limone e di arancia che ho pelato a vivo. Bene, così dà il sapore, dà una spinta di agrumato. Sì. Tu salti così? No, ce l'hai questa smanicatura. Tu sei bravo a farlo. Bravissimo, guarda. Cioè, allora, fai vedere come fai, aspetta, dai. Guarda, visto? Quello è colpo di polso, vero? Sì. È polso quello. Sì, poi viene la tendinite come tennista. Sì. Speriamo. Allora, di dai. Senti, impiantiamo. Che profumo. Oh. Senti. Mamma mia, un profumo. No, senti che profumo straordinario. C'è la telecamera, si sente il profumo? No, vi dico, squisito. Domingo è fantastico. Allora, impiantiamo come se fosse un risotto, Guardate un po'. Bene. Lo batto come se fosse un risotto, così si raffredda. Sopra mettiamo i nostri frutti rossi, con lo belli vivi, senza cuocerli troppo. Senti che profumo, Sì, delizia. No, veramente, amiche, qui c'è un profumo in questa cucina. Ma poi è semplicissimo. Poi ecco qui, col sacco à poche. Ok. Uno dei due, o sac o poche.
diciamo le cose come stanno. E granella di pistacchio. Guarda che bellezza. No, io devo far vedere questo piatto. Lo facciamo raffreddare un po'. No, guardate che meraviglia. Non mangiamolo caldo, però è semplicissimo. Bene. Lo si può preparare un po' prima di iniziare. Ha un'aria veramente felice. Allora, io vi lascio soltanto un attimo, così nel frattempo non solo si raffredda, ma poi potete avviare, come dire, gli ingredienti del prossimo piatto. Allora, amiche, voi avreste mai pensato di poter realizzare con un cavolfiore, ovvero trasformare un cavolfiore in una bistecca? Ecco, oggi questo è possibile, perché questa ricetta è una ricetta, un piatto vegetariano, con Domingo, devo dire, mi ha anticipato. Vediamo, con degli ingredienti semplici, veramente di fare un qualcosa di straordinario. Di cosa stiamo per preparare? Beh, diciamo che abbiamo centrato il tema, visto che si parla di poco pesce, certo. Dunque non fa male comunque ogni tanto organizzare per la famiglia, anche a casa, un piatto vegetariano. Piatto vegetariano pensato con un cavolfiore. Un cavolfiore che nella nostra terra è molto presente, magari siamo verso la fine della stagione, però ancora qualcuno di buono ce n'è ancora. Bene, quindi diamo gli ingredienti poi procediamo con la ricetta. Allora, dovrete procurarvi un cavolfiore, 200 g di yogurt, 3 acciughe dissalate, 50 g di alghe e niente, basta. Quindi, preso questo, da cosa partiamo, Domingo? Dici tu. Allora, prendiamo un cavolfiore intero. Sì. E creiamo una bistecca, guardate, spessa super giù. Una fiorentina. Sì, spessa super giù un 3 cm dalla parte centrale del cavolfiore. Sì, sì. Questa bistecca viene cotta in acqua salata per 8-10 minuti, lo controllate con uno stuzzicadente. Dopodiché raffreddate in acqua e ghiaccio e la mettete da parte. Che poi, scusa Domingo se ti interrompo, devo dire che il cavolfiore, oltre ad essere un ortaggio gradevole che si presta a svariate ricette, è anche un naturale concentrato di vitamine B, vitamine E, quindi devo dire che oltre al gusto, oltre ad essere buono, fa anche bene. Assolutamente. È vero, e questo praticamente lo usiamo tutto, il cavolfiore crudo, cotto, adesso vi faccio vedere. Dunque, questa è la nostra bistecca che andremo a scottare in padella, bagnando con un po' di olio, sì. Padella calda antiaderente, e andremo a fare proprio una bistecca rossolata. No? Proprio anche il rumore classico, sì, della bistecca quando viene messa. Col resto del cavolfiore lo tagliamo a pezzi, super giù grandi così, lo cuociamo in acqua. Bene. E lo frulliamo. Ah, ricaviamo una crema di cavolfiore. Restante cavolfiore invece lo tagliamo sottile, se abbiamo una mandolina a casa o se no anche col coltello, lo tagliamo sottile così e lo condiamo con non si butta via niente, un po' di olio e sale. Perfetto. Ok? Dunque abbiamo tutti gli ingredienti del cavolfiore pronti. La nostra crema, che andiamo a scaldare. Bene, anche questo sulla padella. Il nostro padella. Cavolfiore, sì, il nostro cavolfiore che sta scottando, ma deve essere proprio, cioè deve dare l'impressione, infatti sto alzando un po', deve dare l'impressione di una vera e propria bistecca, deve essere bruciato da una parte e dall'altra, perché ormai l'abbiamo già cotto, certo. Dunque ci manca solo la sensazione di affumicato e di bruciato. Che quindi risulterà croccante all'esterno, ma bello morbido. Perfetto, sì. Prepariamo la nostra salsina, che la facciamo con acciughe dissalate. Non compriamo mai quelle sott'olio, ma prendiamo quelle sotto sale, che sono più saporite e più buone. Sì. Le laviamo bene e magari ne prepariamo un po' e le mettiamo noi sott'olio. Sì. Le tritiamo, non troppo sottili. Perfetto. Quindi grossolane così. Le acciughe. Le mettiamo in una coppettina. Sì. E prepariamo, gli mettiamo un po' di yogurt. Yogurt bianco, sì, quindi bianco, classico. Magro, non zuccherato. Bianco, magro, non zuccherato. Quindi yogurt magro, non intero. Sì, un po' di yogurt. Allora, questo perché? Perché ci servirà a dare acidità. Vediamo. Ecco qua, ecco, guarda. Vedi. Acidità. Sì. Salinità con l'acciuga. Ah, vedi, che accostamento, sì, no? E aggiungiamo anche un po' di limone, perché un po' di buccia di limone per dare ancora un po' più di acidità. Sempre nella cremina che sempre abbiamo nella cremina, fatto. Sì. Questo è un piatto, ripeto, vegetariano, un piatto che ho anche nel mio ristorante, non il mio, ma dove lavoro. Sì. E che è ha un grande che... successo, specialmente con gli stranieri, perché magari noi non siamo ancora pronti per una cultura vegetariana, ma invece all'estero sono abbastanza avanti in questo. Perché anche un modo per poter rendere un ingrediente, se vuoi, semplice, no? Alla fine è gustoso e particolare. Sì. Allora,
dicevo, la nostra crema sta scaldando. Sì. Questa l'ho frullata con un po' di olio extravergine in un frullatore da casa, e cavolfiore e un po' di acqua di cottura. Perfetto. Fino a quando non risulta una crema liscia e omogenea. Sì, sì. Comunque prima sentivo di Madonna, io in realtà lavoro a Borgo Ignazia e non è vero, Madonna usciva tutte le sere. Ah, ecco. E infatti le postava anche le foto, era in chiesa a Lecce, ad Alberobello in pizzeria, ecco. A Fasano. Dunque non è vero che è stata chiusa una settimana dentro Borgo Ignazia. Non è vero, Io l'ho cucinato solo una volta, dunque. Domingo l'ha vista. Eh sì. Ecco, e quindi può testimoniare. Ed era sempre in giro. Sempre in giro. Sì. E beh, anche perché da queste parti devo dire che restare rinchiusi, posti talmente belli che insomma penso che comunque ne valga la pena. Penso l'importante poi che sia Briatore o non sia Briatore, l'importante è che chi viene in Puglia deve mantenere l'identità. Cioè non si può costruire in Puglia qualcosa che non sia fuori dall'identità pugliese. Certo, che debba contestualizzarsi con le meraviglie che ci sono. Assolutamente, perché il turismo che viene in Puglia cerca quello. Sì, sì. Non cerca altro. Talmente bella. Allora, procediamo all'impiattamento. Ecco, impiattiamo, quindi avete visto anche la semplicità nella realizzazione di questa ricetta, perché tre passaggi... Sì. Quindi noi stiamo impiattando, abbiamo messo questa crema di cavolfiore che abbiamo detto abbiamo prima fatto con cavolfiore lessato e un po' di olio. Sì. Prendiamo la nostra bistecca. Ecco la bistecca che si è rosolata ben bene, come guardate, si dice. Guardate come si vede, com'è meravigliosa. Bella. Un po' di... Di quel cavolfiore che prima siamo andati a condire con con un po' di olio. E poi andiamo a inserire nei buchi del cavolfiore l'acciuga crema. E lo yogurt, in modo quando andiamo a tagliare poi certo risulta una sorta di ripieno, sì. È così semplice bello da vedere, buono, un piatto vegetariano adatto a questa stagione che dobbiamo poi si fare. Può replicare, poi si può replicare con altre verdure, può essere il broccolo, può essere il carciofo. Ma si può assaggiare ogni questa stagione, meraviglia? Assolutamente. Certo, ogni stagione con la sua verdura può essere replicata. Cioè l'importante è avere un po' di fantasia, avere modo di poter lavorare sereni in cucina, rilassarsi e creare questi piatti anche vegetariani, che comunque hanno un rapporto di proteine e di calorie molto simile a quelle che può essere una carne. È normale che se la confrontiamo a una bistecca da un chilo, certo, non è la ovvio, cosa, però sicuramente può essere un pasto sostitutivo. Io lo assaggerei assolutamente. Se fosse possibile, anche perché devo dire, su qui no, non si può assaggiare. Poi ricordiamo invece il piatto di il dessert questo, che abbiamo fatto, dessert che era, risotto, chiamiamolo che era così. Questo grano cotto nel latte. Anche questa è una cosa originale, però usando prodotti del territorio, il grano fonte di una risorsa pugliese, molto usato prima, ma si usa anche nelle pastiere, nelle ricette più classiche. Io questo grano l'ho usato invece come se fosse un risotto, però non va mangiato caldo, va mangiato fatto, comunque freddo, va lasciato come abbiamo fatto noi, va impiattato, magari voi a casa lo potete preparare in delle coppettine monoporzioni, oppure in una pirofila dove puoi metterlo a centro tavola, che può essere un po' più conviviale, condividerla con gli altri. No, poi anche visivamente, dunque, devo dire, insomma, si presenta. Frutta di stagione, certo. Ricotta che dà la freschezza, i pistacchi, tutti quegli ingredienti che servono per... in questa stagione che sono un po' più che poi più io freschi. Credo che sia importante, no? Si dice sempre si mangia prima con gli occhi, no? Che con la bocca. Assolutamente. Anche questi colori, poi insomma quando si entra in stagione, quindi nella stagione, la primavera, nell'estate, si ha anche voglia, no? Di vedere questi colori che un po' ti fanno insomma ancora di più venire, no? La voglia di apprezzare quello che stai mangiando, perché devo dire che anche soltanto a guardarli invogliano e parecchio. Poi devo dire anche una ricetta assolutamente originale, perché non avevo mai visto insomma un cavolfiore. Il cavolfiore, un'altra cosa che volevo dire, è normale, la stagione preferita è quella invernale. Questi sono gli ultimi, però sono ancora molto buoni. Il segreto è quello di cuocerlo più al dente possibile, dunque fondente, certo, controllato con uno stuzzicadente, e poi croccante. Scottarlo
forte come se fosse una bistecca per dargli quel Bene. Sapore. Che dici? Riproponiamo un attimo la grafica della ricetta, sì, certo, della ricetta per le nostre amiche se magari se la fossero perse. Allora, per questa bistecca di cavolfiore ci occorre un cavolfiore, 200 g di yogurt, 3 acciughe dissalate e 50 g di alghe. Quindi sì, devo dire sono pochissimi ingredienti per questo piatto. Che poi, anche tornando al discorso di prima, questo è un piatto che io ho visto preparare, cioè come preparazione, quella della bistecca, ho visto preparare in Giappone, da un cuoco giapponese, dove loro facevano queste bistecche di vegetali che mettevano sulla griglia e poi condivano con le loro salse. Dunque anche questa fusione dove la cucina è dappertutto, puoi portarla a casa, puoi interpretarla come vuoi, da quello che si vede. Ma una domanda, ma questa è una curiosità mia, questa bistecca si può fare semplicemente con un cavolfiore oppure tu hai avuto modo di provarla anche con altri ortaggi? Beh, noi per esempio in questo periodo facciamo con la carota di Polignano, che anche questa sta finendo, è l'ultimo. Ogni stagionalità io propongo comunque dei piatti vegetariani, perché mi piace tanto lavorare con le verdure, e in questo periodo proponiamo un piatto vegetariano che è fatto con le carote di Polignano, super giù, alla stessa tecnica, più o meno lo stesso. Sì, è solo che viene cotto in olio perché ha una textura, una consistenza un po' più dura, e viene cotto lentamente in olio e poi viene comunque rosolato come fosse una bistecca e servito con un brodo di carote. Bene. E ogni vegetale comunque ha una caratteristica e lì bisogna insieme ai miei collaboratori vediamo come sfruttare al massimo le caratteristiche di questo vegetale. Io vedo che c'è Michele che sta cominciando ad agitarsi perché sente questo profumo, sì. Infatti si chiede insomma perché non lo chiamo tra di noi, puoi venire. No, non c'è bisogno di venire, eccomi qua. Perché ti vedevo che eri attratto da questo. Ma che bellezza, bello, ma eh? Guarda, che colore. Questo è il piatto di prima, guarda che bistecca. Guarda, prima, e questa è la bistecca, bistecca di cavolfiore. Sì. La mia prima bistecca di cavolfiore. Perché no, visto che l'ultima volta di cavolfiore, bistecca. Ah, anch'io no, nemmeno. L'ultima volta mi era piaciuto molto il piatto vegetariano con la melanzana. Sì, buono. Sì. Allora, no, non posso negarlo. Allora ho detto va bene, dai, allora guarda, vuol dire che le verdure funzionano ancora. Come no, ma come no. E poi, grazie, che carina, ma sì, è strepitosa. Da dove cominciamo, chef? Da quello salato, visto che quello è il dolce. Giusto. Allora, qui abbiamo la bistecca di cavolfiore, favorisco. Michele, con yogurt. Bistecca di cavolfiore, ragazzi, mica stiamo qua a pettinare. Yogurt. Yogurt e acciughe. E acciughe e tutte le variazioni del cavolfiore, crudo, cotto, in salsa. A me piace via. Qui dove è croccante, no? Sì. Immagino, vero? Te l'ho lasciato apposta. No, è carina. Grazie. Aspetta, voglio farla per bene questa cosa. Allora, sì, qui. Beh, questa è la cremina, la mi cremina, raccomando. E poi l'acciuga devi prendere. Ecco, dove sta? Eccola qua. Ah. No, senza aspetta, acciuga. Aspetta. Prendi l'acciuga. Non si fa così, però. No. Com'è? Veramente, veramente buono, eh. Guarda, ti posso dire una cosa? Sì. È veramente di lusso. Buonissimo, Domingo. Complimenti. Grazie mille, grazie mille. Complimenti perché è veramente, veramente buono. Bene. Grazie mille. Questa è la prima parte. Sì. Adesso possiamo alla seconda parte, giusto? Sì. Di assaggio, dici? Sì. Vai, questo è il dolce, perché si mangia prima la bistecca e poi il dessert. Vedete, ah, beh, qui abbiamo visto qui c'è il grano. Sì, grano cotto nel latte con buccia d'arancia e limone e poi sopra fragole, abbiamo messo lamponi. Frutti rossi, fragole, lamponi e ciliegie. In questo periodo le ciliegie sono buonissime. Vai. Le prime ciliegie e poi della ricotta con dello zucchero e pistacchi. Dunque, anche questa è una ricetta molto semplice. Da riproporre a casa. Un po' ricorda un po' quello che c'è Buonissimo. Dentro una pastiera, no? Sì, 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 è vero, c'ha questo gusto. Sottoscrivo, è veramente di lusso. Non ci è andata bene. Dire. Devo dire che tutte le volte che vengo invitata qui, sempre dei piatti prelibati, eh? Vero? Infatti, sono di lusso, sì. Guarda, ho fatto pure il bis. Complimenti. Grazie, Michele, grazie. Senti, allora, raccontaci un po'. Altri suggerimenti per, diciamo così, i menù quasi estivi ormai? Beh, adesso praticamente dobbiamo veramente essere bravi a lavorare con le verdure. Verso l'estate dobbiamo far mangiare anche ai nostri bambini, ai nostri figli più verdure. E secondo me la cosa migliore, perché anch'io sono stato bambino e anche io faccio fatica a mangiare verdure, è coinvolgerli. Giocare con loro, coinvolgerli nella cucina. Noi organizziamo anche queste cooking class con i bambini, io mi accorgo che quando
li coinvolgi e li rendi, li fai mangiare qualsiasi cosa, anche le cose verdi che loro non vogliono mangiare. E invece quando giocano, quando li fai sentire presenti e loro mettono mani, e allora quello secondo me è il metodo migliore. Ad esempio, i miei figli sono atipici evidentemente, perché mangiano qualunque tipo di verdure da sempre. Perché tu li hai saputi? Io non so se evidentemente quando gli davo ho giocato con loro. No, io credo che no. Credo che sia stato il fatto che gliel'ho data fin da subito. Diciamo, le ho immediatamente inserito le verdure, quindi credo che questo debba essere. Bene, benissimo. Facciamo i complimenti a Domingo Stignaro. Sì, complimenti veramente. Ti aspettiamo per una prossima volta, naturalmente. E la cucina di buon pomeriggio tornerà domani. How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friend. Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.norbaonline.it.